Idem mai così male da quando sono sotto la guida dell'ex presidente del Consiglio. 5 metri, S nettamente primo partito, ma lontani dalla soglia che permetterebbe di governare. Al momento solo il centrodestra, con Forza Italia al 16.7, si avvicina alle percentuali che garantiscono la maggioranza. La sinistra unita di Grasso lontana dalla doppia cifra. 16 punti in meno rispetto alle europee di 3 anni fa, il 6% lasciato per strada da maggio a oggi, il PD è al minimo storico nell'era renziana. E le rilevazioni non tengono conto del forfè di Giuliano Pisapia e Angelino Alfano, usciti di scena mercoledì. L'ultimo sondaggio di Ipsos registra il crollo del Partito Democratico e la crescita del Movimento 5 Stelle. Primo partito con il 29,1% delle preferenze, secondo le intenzioni di voto registrate dall'istituto di Nando Pagnoncelli tra il 5 e il 6 dicembre. Comunque ancora molto lontano dalla soglia che permetterebbe di governare. Per quell'obiettivo ha al momento qualche chance solo il centrodestra unito che fa segnare il 36%. Mentre la prima rilevazione di Liberi e Uguali si attesta al 6,6%. Non c'è quindi il grande balzo della sinistra unita, ma comunque la coalizione e la guida di Pietro Grasso, premiamo le formazioni di sinistra. Il crollo del PD, risalgono i 5 Stelle, la rottamazione di Matteo Renzi, ha riportato le lancette dei Dem indietro di 4 anni. Pierluigi Bersani nel 2013 si fermò al 25,4% nelle urne, un punto in più di quanto il PD raccoglierebbe se si votasse oggi. E bisogna comprendere quale effetto avrà l'addio di Alternativa Popolare e Campo Progressista, i cui voti si disperderanno tra centrodestra, Dem e Liberi e Uguali. Così ora il PD è lontanissimo dai risultati del 5 metri S. Primo partito con il 29,1% dei voti. Un risultato che avvicina il movimento al muro del 30% attorno al quale i 5 Stelle hanno viaggiato tra maggio e giugno 2017. Centrodestra al 36 guidato da Fi, sopra quella soglia c'è solo il centrodestra unito, grazie al risultato di Forza Italia. Il partito di Silvio Berlusconi raccoglierebbe oggi il 16,7% dei voti in netta crescita al 15,1% di luglio e al 13,2% di maggio. La performance degli azzurri permette di staccare la Lega di Matteo Salvini al 14,4% nella partita tutta interna per la guida della coalizione, completata da Fratelli d'Italia che post congresso arriva al 4,9%. La sinistra unita piace, ma non troppo. La novità della settimana è rappresentata da Liberi e Uguali, la formazione che tiene insieme i partiti alla sinistra della PD. Alla prima rilevazione post-incoronazione al leader di Pietro Grasso, Liberi e Uguali si attesta al 6,6% secondo Ipsos. La soglia del 10% profetizzata da Massimo D'Alema è ancora lontana. Ma comunque l'unità piace agli elettori dell'area di sinistra. A fine ottobre, infatti, MDP e Sinistra Italiana erano accreditati rispettivamente del 2,8 e 2,6%. L'unione, quindi, ha un suo valore in termini percentuali. E nuovi arrivi sono alle porte dopo lo smembramento di Campo Progressista. Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo.